dello Stato di Palestina. Solo questo. Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, è tutto quello che possiamo dire, ha la cittadinanza onoraria della città di Napoli. Napoli è gemellata con la città di Naples. Ci sono degli scambi culturali tra le università. Il signor sindaco era rettore dell'università quando ha firmato il protocollo d'intesa con le università palestinesi di Al-Najah e Nablus. Nella città di Napoli sono state curate decine e decine di bambini palestinesi che avevano bisogno di cure e sono tornati molti di loro nelle loro case, tra loro qualcuno a Gaza che non si sa se sono vive o ancora o sono morti sotto le macerie. Noi chiediamo un appuntamento all'amministrazione e al signor sindaco di Napoli per esprimere le nostre posizioni e le nostre rivendicazioni. Questo sindaco non può essere assente, non può fuggire davanti alle nostre richieste. Io starò qui finché non avrò nessun segnale da parte del Comune di Napoli che sia un appuntamento, una convocazione o una dichiarazione. E mi auguro che la città di Napoli mi sostenga per questa azione. Sono 47 anni che vivo a Napoli, sono cittadino napoletano come i miei figli e la comunità palestinese ha dato un contributo enorme con tutti i palestinesi che studiano, lavorano, pagano i contributi e fanno crescere i loro figli in questa città. Quindi questa città e la sua amministrazione ci deve una posizione molto chiara. Molto chiara perché noi siamo molto angosciati e abbiamo bisogno che questa amministrazione ci sostenga. Altrimenti io ribadisco, starò qui finché non ho nessun segnale da parte dell'amministrazione comunale di una convocazione o di una dichiarazione. Grazie a voi di essere venuti. Noi chiediamo un incontro al sindaco del comune di Napoli, perché il sindaco del comune di Napoli rappresenta i cittadini napoletani. Sono stati vari cortei, non passa una giornata che non c'è un evento, un presidio, una manifestazione.